con Pierluigi dal Pala de Santis di Terni. Pierluigi? Eccomi. Eccoci, allora, campionati europei assoluti scherma paralimpica. Intanto siamo qui al Pala de Santis, ho intercettato al volo Elisa Vardaro mentre stava salutando i suoi nipotini, questo è uno scoop tutto radiofonico. Campionessa di scherma del circolo scherma Terni, gruppo sportivo aeronautica militare, se non sbaglio. Esattamente, ciao. Ciao Elisa, raccontaci la tua emozione. Beh, sicuramente è bellissimo vedere tutta questa gente venire a un evento così grande a Terni, quindi questo è veramente è un piacere e per me è un onore fare da testimonial a questo evento bellissimo. Esatto, perché tu sei la testimonial insieme ad Alessio Foconi. Esattamente, sì, siamo io e Alessio. E questo è un motivo d'orgoglio sicuramente. Certo, poi con Alessio, insomma, noi ci alleniamo insieme da quando abbiamo, insomma, quasi iniziato a fare scherma, quindi proprio siamo cresciuti insieme, poi tutti e due, oltre che essere compagni di nazionale, siamo anche compagni di corpo militare, perché anche lui è nel gruppo sportivo dell'aeronautica militare, quindi insomma amici, colleghi e compagni di nazionale, ecco. Quindi tu fai tutte e due le cose, giusto? Il civile e il militare, lo sport? No, io sono militare a tutti gli effetti. Sì. Però da noi, insomma, per gli atleti funziona che tu, praticamente il tuo lavoro è quello di allenarti e di ovviamente fare i risultati e portare l'immagine del corpo militare in Italia e nel mondo, ecco. Perfetto, Elisa, io non voglio rubarti tanto tempo, però mi fa piacere sapere proprio le vostre emozioni, no? Perché è inutile che io ti chieda ma cose tecniche. L'importante è capire quello che batte nel cuore e credo che questi campionati ci stiano regalando delle grosse pulsazioni. Sì, sicuramente sì, abbiamo già preso più di una medaglia, ieri addirittura un oro, quindi poi io li conosco questi ragazzi. E Bebe Vio tirerà tra poco e ci aspettiamo insomma grandi cose anche da lei e, quindi sta andando tutto alla grande come previsto, perché sono tutti fortissimi e prontissimi per questo avvenimento. Senti Elisa, l'ultima cosa che ti chiedo, questo è stato un motivo in più perché la nostra città si adeguasse e intraprendesse un cammino di accessibilità. Sicuramente i campionati europei è un grande momento di condivisione con tutti, quindi dobbiamo prendere da questo, vero? Anche vedere dei ragazzi che nella vita comunque ce la fanno. Assolutamente, beh, in primis è stata una vittoria per Terni in generale, perché grazie a questo grande evento il circolo scherma Terni ha potuto ristrutturare tutta la sua palestra e diciamo ristrutturarla senza barriere, e infatti a breve so che apriranno anche dei corsi appunto per la scherma paralimpica e questo sicuramente è una cosa bellissima per tutta la città e quindi siamo molto felici di questo. Bene, Elisa Vardaro, allora campionessa di scherma del Circolo Scherma di Terni, il nostro orgoglio. Grazie Elisa, grazie davvero. Continuate così, noi vi seguiamo. Grazie, ciao. Ciao, ciao, a presto.